Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qui Dark Matte vi parla, ragazzi. E oggi siamo qui per parlare della partita che è terminata poco fa tra AS Roma contro Hellas Verona, ragazzi. Finisce qua la partita dello Stadio Olimpico. Partiamo subito, ragazzi, dal presupposto che ricordiamo, ragazzi, che la partita sembrava dire che doveva essere annullata per maltempo, ma poi alla fine è venuta tutta giù, non oggi pomeriggio, ma è venuta tutta giù durante la partita, ma per fortuna poi ha smesso di piovere e quindi si è continuato a giocare. Allora, ragazzi, stanno per adesso, dove quando sto registrando questo video, stanno al 72esimo, quindi non lo so se faranno magari un altro gol oppure faranno un 3-1. Però comunque, ragazzi, la Roma ha vinto, sta vincendo 3-0, gol al 22esimo di Dejan Nainggolan e gol al 33esimo di Edin Dzeko e gol al sempre di Edin Dzeko al 61esimo, quindi super Roma e ovviamente super Dzeko. Dzeko che comunque si è mangiato due gol veramente importantissimi, uno che si è inceppato con il pallone e l'altra comunque, insomma, altri gol che comunque dovevano andare dentro. Ricordiamo che per l'Hellas Verona, ragazzi, è entrato anche Giampaolo Pazzini. Io non capisco questo allenatore dell'Hellas Verona che a parer mio devono esonerare assolutamente. Cioè ha perso la partita contro la Fiorentina 5-1 e poi anche altre partite che comunque, cioè, ragazzi, l'Hellas Verona, ricordiamo, ha una storia veramente molto bella dietro alle spalle, quindi mi aspettavo qualcosa di più da questo allenatore. Quindi, se a parer mio questo allenatore deve essere cacciato. Per quanto riguarda, stavo dicendo appunto che è stato espulso Subrayan. È stato espulso Subrayan per doppia ammonizione. Quindi, giustamente, l'allenatore l'ha mandato negli spogliatoi. Ricordiamo che ha giocato anche Ken. Mi aspettavo una partita più decisiva da lui. Non è stata, e quindi, comunque, esce Ken e dentro Pazzini. Partiamo subito dai giocatori che mi sono piaciuti, ragazzi. Mi è piaciuto, ovviamente, il migliore in campo, secondo me, è Edin Dzeko, ma mi è piaciuto veramente tantissimo anche Pellegrini. Pellegrini si vede che è un ragazzo veramente che ha voglia di vincere, perché alla fine della ripresa, alla fine del primo tempo, ha detto che vuole vincere e vuole provare a fare un gol. Lui ci prova e se lo fa, lo fa. Però mi è piaciuto comunque la grinta di questo ragazzo. Quindi mi è piaciuto Pellegrini, mi è piaciuto Edin Dzeko e mi è piaciuto veramente tanto anche Florenzi. Praticamente è stato lui quello che è andato a fare gol, tra virgolette, a Dzeko, perché gliel'ha messa proprio sulla testa a Dzeko e l'ha messa dentro al 61esimo. Quindi comunque Florenzi ha fatto già un lavoro per Dzeko. Per quanto riguarda invece i giocatori che non mi sono piaciuti della Sverona, ripeto che mi è piaciuto Moise Kean, mentre ho visto meno sicuro invece Daniele De Rossi. Daniele De Rossi, perché ha preso pure un'ammonizione, ricordiamo, ragazzi, ha preso anche un'ammonizione. Quindi, ragazzi, questa era la mia considerazione su Roma e la Sverona. Per quanto riguarda subito il voto ai due allenatori del campo, subito per la Roma Eusebio Di Francesco, voglio dare ovviamente un 7 e mezzo. Ha preparato una partita veramente ottima. Poi comunque dice sempre di stare calmo, non è che esulta sempre, per carità, ovviamente si può esultare, però dice: dai, ragazzi, andiamo avanti, miglioriamo questa difesa e andiamo avanti. Quindi comunque cerca sempre di dare un ritmo buono alla squadra. E quindi alla fine Eusebio Di Francesco è un allenatore che a me piace tantissimo, tutti gli allenatori. Per quanto riguarda ovviamente l'allenatore della Las Verona, voglio dare ovviamente un voto basso, come un 4,5, perché anche qua, ragazzi, un altro voto pessimo per l'allenatore Fabio Pecchia. Non lo so, ragazzi, a me, io voglio allenatori, quelli mosci, io ripeto, gli allenatori mosci non devono fare a non devono giocare a calcio, non devono fare gli allenatori, secondo me. Come ad esempio Ventura, che così fa così, cioè, secondo me non sanno fare niente. Quindi Ventura proprio con Fabio Pecchia, levatevi. Ricordiamo che è entrato Patrick Schick, esordio ufficiale per Patrick Schick in maglia giallorossa in Serie A, ed esce Rajan Nainggolan e poi entra Gerson ed esce Under. Per quanto riguarda Under, un'ottima partita per lui, mi è piaciuto veramente mo molto. Sembra un po' Dybala, assomiglia, però schiacciato in faccia. Però comunque sto scherzando, ragazzi, è molto assomiglia a Dybala. Chissà se può essere simile a Dybala. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci becchiamo nel prossimo video e sempre forza Juve. Ciao. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons.